Buongiorno, buongiorno ancora. Direi di iniziare. Innanzitutto, grazie a tutti quanti della vostra partecipazione. Il mio nome è Dario Voltattorni, sono il segretario generale di Confindustria Lombardia. Confindustria Lombardia è l'associazione regionale del sistema confindustriale che raccoglie tramite 9 associazioni territoriali più di 13.000 aziende e circa 700.000 dipendenti addetti. La missione di Confindustria Lombardia è di essere interlocutore delle istituzioni, degli interlocutori politici e a livello regionale e a livello italiano e anche a livello europeo, con l'obiettivo di supportare tutte le imprese associate al sistema confindustriale lombardo, in questo caso, nel loro percorso di crescita e sviluppo. Esattamente con quest'ottica abbiamo deciso di organizzare assieme a Confindustria, assieme al Ministero dell'Economia e delle Finanze e assieme al MISE, quindi al Ministero dello Sviluppo Economico, questo webinar dedicato al PNRR per le imprese, dove l'obiettivo di oggi è quello di capire, comprendere non tanto che cos'è il PNRR, quindi il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, perché in qualche modo tutti quanti ormai abbiamo compreso qual è e come è strutturato questo piano, ma quanto come questo piano andrà a intervenire nella vita e nelle attività delle imprese, nel caso specifico delle imprese lombarde. Stavo elencando quelli che sono i relatori della giornata di oggi che avete visto all'interno del programma, quindi dicevo un saluto del Presidente Francesco Buzzella, quindi la dottoressa Valentina Carlini, il dottor Roberto Amore, il dottor Giorgio Centurelli e poi a chiudere il dottor Raffaele Spallone. Al termine di queste presentazioni, che saranno contenute in circa 15 minuti, ci sarà la possibilità di fare delle domande tramite il sistema di chat. Trovate all'interno del vostro Zoom la possibilità di schiacciare Q&A e attraverso quel sistema si potranno fare delle domande. A questo punto lascerei la parola al presidente Francesco Buzzella per un saluto Oh, introduttivo. Grazie. buongiorno, buongiorno Dario, buongiorno a tutti. Ma innanzitutto vorrei iniziare ringraziando appunto i nostri relatori per il prezioso contributo che riusciranno a dare a questo evento. PNRR, più o meno come si diceva, lo conosciamo in termini generali, sono 191 miliardi da spendere in 6 anni. Prevalentemente fondi divisi in capitoli di spesa, le cosiddette missioni, di cui due la fanno un po' da padrone, quella sulla digitalizzazione e la transizione energetica, a cui sono destinati più del 50% dei fondi. La domanda spesso è: ma quanto può arrivare sui territori, cioè regioni, enti locali, province, comuni, città metropolitane? Ebbene, circa un terzo di questi fondi, nello specifico 66 miliardi di euro, dovrebbero appunto arrivare alle regioni, province, comuni e città metropolitane. Lombardia, alla Lombardia è destinato circa il 10% di questi fondi, quindi circa 6 miliardi di euro. Saranno sicuramente più precisi i relatori successivamente, però l'impressione è che le imprese che beneficeranno in larga parte di questi fondi saranno prevalentemente grandi aziende, pensiamo, non so, a Snam, Enel, A2A, Ferrovie, Webuild, insomma, grossi gruppi, e molto probabilmente le altre aziende beneficeranno, ma in maniera indiretta, dell'implementazione del PNRR. Una piccola nota va fatta anche sul fatto della questione energetica, cioè purtroppo questi fondi sembravano tanti, però vengono in parte vanificati dalla questione energetica che solo quest'anno sappiamo vale diverse decine di miliardi di euro. Ciò non toglie, tuttavia, anzi, forse secondo me fa diventare ancora più importante spendere bene questi fondi, perché la questione energetica comunque l'avremmo comunque avuta. E quindi, se non altro, riusciamo a mitigare una parte di questo costo enorme che ci troveremo ad affrontare con dei fondi che arriveranno dall'Europa. Volevo anche fare un altro così accenno a un qualcosa che invece è meno noto, cioè all'esistenza di un piano Lombardia. Regione ha lanciato un piano Lombardia che è arrivato oramai a valere quasi 4 miliardi e mezzo di euro. Quindi, sommato ai 6 miliardi del PNRR, parliamo di una dote
di più di 10 miliardi di euro per quanto riguarda la regione Lombardia. Cos'è questo piano Lombardia? Ma è un piano che in qualche modo va ad integrarsi ed è complementare al PNRR, cioè sono fondi destinati prevalentemente ad interventi stradali, di manutenzione, interventi a difesa del suolo, efficientamento energetico, trasporto pubblico, mobilità ciclistica, insomma sono aree per la verità non coperte dal PNRR che in qualche modo Regione ha voluto andare a coprire attraverso fondi comunque estremamente importanti in termini di dote e, ripeto, complementari a tutte le attività del PNRR. Proprio al fine di trasmettere un'informazione completa e adeguata sia rispetto al PNRR sia al Piano Lombardia, Confindustria Lombardia ha deciso di dar vita ad un roadshow sul territorio lombardo in cui verranno coinvolte nei prossimi mesi le associazioni territoriali e Regione Lombardia. L'obiettivo è di condividere con le imprese del territorio, da un lato, lo stato d'avanzamento dei progetti del PNRR e dall'altro lato i progetti e le iniziative che Regione Lombardia sta realizzando per le imprese e i territori lombardi. Con questo ho concluso, lascio la parola. Prego, dottor Amore. Lascerei a lei, grazie. Vabbè, allora, innanzitutto, buongiorno a tutti, grazie mille a Confindustria e Confindustria Lombardia, in particolare al Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'organizzazione di questo ciclo e per l'invito. Il Movimento oggi cerca di rubare il meno tempo possibile, ma devo lasciare ai colleghi la possibilità di portarvi dentro il funzionamento del PNRR e darvi qualche aspetto un po' più pratico. Quello che volevo fare è darvi solo qualche cenno introduttivo del PNRR all'interno del Next Generation EU. Vorrei cominciare con una brutta notizia, che in realtà è la buona notizia, cioè noi adesso parliamo di questo acronimo PNRR, che è un po' uno scioglilingua. Per mesi abbiamo sentito parlare sui giornali, abbiamo parlato in tutte le sedi del recovery plan, recovery fund, l'abbiamo chiamato in tanti modi, soprattutto recovery fund. Allora, non esiste un fondo, non, almeno non come lo intendiamo, diciamo, noi nel privato, ma in realtà neanche come si intende in senso comunitario. Non esiste un portafoglio, un salvadanaio già allocato all'Italia da rompere e da cui attingere dei fondi che sono lì che aspettano noi, ma è un'operazione, diciamo, in un certo senso molto più complessa e senza precedenti in ambito comunitario. Cioè le istituzioni comunitarie vanno sui mercati, prendono a prestito i soldi, come dico un po' provocatoriamente, qualsiasi soggetto privato, creano delle nuove risorse proprie e lo fanno ovviamente con una credibilità un po' diversa dal singolo cittadino, perché hanno alle spalle il budget comunitario pluriennale, che i prezzi, i numeri che vedete nella slide sono la fotografia a prezzi del 2018, quindi i numeri attuali sono sicuramente più ampi, ma diciamo nel momento in cui è stata presa la decisione questi erano i numeri, e stiamo parlando di un bilancio settennale di 1.824 miliardi di euro. Questo è, diciamo, il biglietto da visita con cui le istituzioni comunitarie si presentano sui mercati e prendono a prestito i soldi per noi, per realizzare una serie di progetti. Ovviamente una buona parte di queste emissioni di obbligazioni sono green, ma quello che è importante sottolineare è l'ambizione di questo progetto, che in un certo senso è un po' anche il fiore all'occhiello di questa iniziativa. All'interno di questa operazione il famoso Next Generation EU sicuramente fa la parte del leone con 750 miliardi di euro, di cui 390 miliardi sono fondi, diciamo, sono dotazioni a fondo perduto, mentre 360 sono previsti per prestiti, naturalmente proprio per il motivo che vi ho appena detto, a tassi particolarmente agevolati. Il famoso appunto PNRR, il Recovery Resilience Facility, che noi non so per quale motivo masochistico abbiamo voluto tradurre come dispositivo, secondo me forse è più efficace dire semplicemente strumento, è appunto uno strumento che copre una buona parte del Next Generation EU, perché ammonta a 672,5 miliardi di euro ed è l'unico all'interno degli strumenti del Next Gen EU che prevede appunto questa parte di prestiti di 360 miliardi di euro. Questo è importante perché in realtà non tutti gli stati membri hanno deciso di attingere a questa possibilità. L'Italia è sicuramente uno di questi. L'Italia è anche quella che ha il piano più corposo in termini assoluti, il piano più grande, come diceva la dottoressa Carlini poco prima che la linea si interrompesse, 191,5 miliardi di euro, a cui però
poi il collega Giorgio Centurelli vi porterà più nei dettagli, si aggiungono in realtà le dotazioni nazionali che non sono assolutamente minimali, ma anzi contengono una dotazione aggiuntiva molto corposa. Però diciamo, i fondi comunitari ammontano a prezzo 2018 191,5 miliardi di euro, in cui appunto l'Italia prenderà 68,9 miliardi a fondo perduto e 122,6 in forma di prestiti. Quello che è importante sottolineare per chi soprattutto di voi ha già avuto a che fare direttamente o indirettamente con la buona o cattiva, non lo so, ditecelo voi, insomma comunque con l'esperienza dei fondi comunitari passati, fondi strutturali, qua la logica è un po' diversa. Questo non è un programma di spesa, è un programma basato sulla performance, che significa che c'è una serie di obiettivi che il governo italiano deve raggiungere ogni tot, diciamo due volte all'anno, indicativamente alla fine di ogni semestre. Il governo italiano presenta la richiesta di pagamento secondo le tranche previste, la Commissione europea e le istituzioni comunitarie verificano il raggiungimento di questi obiettivi, che è un processo molto complesso, e solo alla verifica, diciamo, al raggiungimento di questi obiettivi viene effettivamente rilasciato il disborso. Questo è molto importante perché in un certo senso anche lo Stato membro è direttamente coinvolto, perché avvia i progetti necessariamente, avvia una serie di azioni prima di ricevere il pagamento e le porta avanti già nel semestre precedente all'esborso. Di questi obiettivi, tanto per darvi un'idea, ce ne sono 527. Questo è il programma dell'Italia, che lo rende sicuramente il piano più ambizioso d'Europa e è quello che ha naturalmente i riflettori puntati addosso da parte di tutti. E un obiettivo non è semplicemente mettere un mattone per una posa in opera di un nuovo progetto, ma può essere, non so, ad esempio, la riforma della giustizia, la riforma della pubblica amministrazione, l'aumento della capacità amministrativa. Questo vi dà soltanto un'idea della misura e l'ambizione di questo piano. A questo poi si aggiungono una serie di altre iniziative comunitarie che vanno poi a formare quei 750 miliardi di Next Generation EU di cui vi parlavo. Torno un attimo su questo, volevo soltanto spendere due parole sul processo, perché diciamo a volte c'è un po' di confusione. Allora, il processo che ha portato all'approvazione del Recovery Plan è un processo molto molto fitto, che continuerà però ad essere fitto, perché voi come sapete, a parte diciamo l'Italia che ha avuto anche un cambio di governo nel frattempo, è stato molto molto denso, diciamo, il processo di negoziazione, discussione, fino alla presentazione del piano nell'aprile dello scorso anno, dopodiché noi abbiamo fatto la nostra raccomandazione al Consiglio, il Consiglio ha approvato. Ma al di là di questo processo che ormai è già avvenuto, in realtà quello che succederà da adesso in poi è che alla fine di indicativamente ogni semestre, appunto, l'Italia presenterà una richiesta di pagamento allegando una serie di prove che questi obiettivi sono stati raggiunti. La Commissione dovrà verificare il raggiungimento e poi fare effettivamente il pagamento, ma è un processo che dura effettivamente quotidianamente. Penso che il collega Giorgio Centurelli possa testimoniare che siamo a stretto contatto ogni giorno. Questo per dire, siccome sono 527 obiettivi di questa portata, sono tanti e sono grossi e molto impegnativi, è evidente che c'è un coinvolgimento da parte di tutti. Questo, io lo ribadisco sempre, non è un processo verticale, non è un'imposizione che arriva da Bruxelles a Roma e poi da Roma agli enti locali, è puramente orizzontale, stiamo lavorando quotidianamente tutti allo stesso livello per far funzionare questa macchina che è veramente complessa. Quindi c'è da parte della Commissione a livello di governo italiano un'interlocuzione quotidiana per cercare di capire come realizzare al meglio questi obiettivi. Dopodiché le amministrazioni centrali, le amministrazioni locali, i comuni, le regioni, eccetera, eccetera. Ma ovviamente siamo qua per questo, è un ruolo, diciamo, altrettanto fondamentale quello delle imprese. È facile dire che le imprese sono gli enti beneficiari di queste iniziative. In un certo senso a me piacerebbe pensare che sono anche gli enti attuatori, cioè gli enti attuatori normalmente sarebbero le amministrazioni, quelle centrali o quelle locali, ma in verità io penso che le imprese sono gli enti attuatori di questo piano e quindi li inserirei in questa filiera orizzontale in cui i flussi anche di informazione devono viaggiare molto velocemente. Per fortuna il piano ha creato questa novità appunto di interlocuzione continua a tutti i livelli, che permette una risposta molto più veloce di quella che si è vista negli anni passati, sia con i fondi strutturali in un certo senso che con qualsiasi altra iniziativa, diciamo, di finanziamento. Naturalmente i fondi che verranno messi a disposizione fanno parte della realizzazione di progetti che devono rispettare determinati principi, come quello di non recare danno significativo all'ambiente, questo di NSAGE che vedete, rimanere all'interno di certi principi di governance, audit e controllo, ma il perimetro in realtà poi di azione è molto ampio
e le opportunità sono notevoli, perché come dicevo prima ci sono anche i fondi nazionali che si aggiungono. Adesso mi fa piacere sentire che c'è anche un mini PNRR Lombardia, non può che essere una buona notizia perché va, mi sembra di intuire, coprire le stesse aree in un certo senso del piano, e poi ci sono i fondi più classici, i fondi europei, i fondi della politica di coesione, diciamo strumenti che abbiamo già visto che verranno rinnovati, che creano anche in questo caso una dotazione molto molto ampia e non assolutamente da lasciare sul tavolo, ecco, sono opportunità che vanno colte. La comunicazione che noi raccomandiamo in questo caso non è solo, secondo me, quella di dire di far pesare il fatto che c'è il coinvolgimento comunitario. Questo, in un certo senso, ormai è sulla bocca di tutti quanto il fatto che c'è un livello di collaborazione nuovo e che permetterà, speriamo, il successo di questo, porterà al successo di questa iniziativa. Sarà un successo non di una singola istituzione, ma è un successo di tutti, e quindi diciamo noi ovviamente, lato Commissione Europea, ma penso che il governo italiano possa dire la stessa cosa, siamo a disposizione per qualsiasi forma di supporto. Con questo diciamo io chiudo in modo da non rubare tempo e naturalmente rimango a disposizione per domande durante il seminario. Grazie. Grazie dottor Amore. L'intervento della dottoressa Carlini lo riprenderemo poi alla fine dei diversi interventi. A questo punto chiedo e ringrazio il dottor Giorgio Centurelli, dirigente dell'Ufficio di Coordinamento, Programmazione e Attuazione del PNRR, del Servizio Centrale per il PNRR, Ragioneria Generale dello Stato, MEF, quindi Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ci parlerà di come le imprese vivono e dovranno vivere il PNRR, quindi quali sono le risorse, ma allo stesso tempo le responsabilità. Grazie, grazie dottore, prego. Grazie, grazie, grazie a voi. Cercherò di mettere in condivisione le mie slide che mi aiuteranno nella trattazione. Poi se si vedono. Perfetto. Perfetto. Grazie. Grazie, sì, come diciamo, cercherò di essere il più breve possibile, ma di darvi un focus generale su quelle che sono le risorse, ovviamente con una vista specifica per le imprese, le risorse finanziarie PNRR, e più che altro quelli che sono gli impegni PNRR che le imprese dovranno rispettare come soggetti attuatori, per esempio, e quindi tutte quante le prescrizioni puntuali che sono nuove, diverse rispetto al mondo fondi strutturali. Fondi strutturali che sono, diciamo, tanto per intendere, le risorse che vengono finanziate attraverso strumenti come il POR Lombardia FEF o il POR Lombardia FSE, nei confronti dei quali alla fine un'ultima slide cercherà di dare un confronto dal punto di vista di elementi di analogie e di differenziazione rispetto almeno alle modalità di gestione e attuazione di questi due importantissimi strumenti finanziari. Quindi da una parte il PNRR, quindi i progetti finanziati attraverso le risorse del recovery, dall'altra i POR, quindi le risorse finanziate attraverso le politiche di coesione. Quando parliamo di PNRR, come ha detto il collega della Commissione Europea, e quindi dei meccanismi performance based, target, milestone e tutte quante quelle che sono l'insieme delle normative, degli elementi di carattere obbligatorio che si aggiungono rispetto all'attuazione ordinaria di un progetto di sviluppo, parliamo principalmente del cosiddetto PNRR coperto con budget UE, e cioè dei 191,50 miliardi di euro. A questo poi ovviamente sono state aggiunte ulteriori risorse finanziarie in una sorta di cofinanziamento nazionale che va a coprire una serie di interventi ulteriori, comunque sempre collegati e coerenti con l'impianto strategico del PNRR Budget 2, e che portano complessivamente l'effort finanziario destinato alle politiche di sviluppo per questo, diciamo, per i prossimi 6 anni a circa 235 miliardi di euro. C'è una quota di risorse nazionali, cosiddette fondo complementare, c'è una quota più piccola, ovviamente, di risorse cosiddette che vengono dal cosiddetto fondo React-EU, che però
segue le modalità ordinarie, 13 miliardi di euro, che segue però le modalità ordinarie con alcune specifiche puntuali delle politiche di coesione, quindi è un programma di spesa a tutti gli effetti e il termine di ammissibilità delle spese è il prossimo 31 dicembre del 2023. Che cos'è il PNRR? Lo sappiamo, l'abbiamo detto, è un programma performance based. Che cosa vuol dire performance based? Vuol dire che la Commissione Europea, come è stato detto in apertura dal collega della Commissione Europea, non ci restituisce diciamo, un rimborso rispetto all'avanzamento finanziario del programma, ma ci restituisce delle tranche, tra l'altro già preconcordate con la Commissione Europea nel loro ammontare, e anche nel tempo in cui dovranno essere appunto versate dietro la rendicontazione, quindi 10 tranche di finanziamento ogni semestre a partire dal 31 dicembre del 2021 e l'ultima al 30 giugno del 2026, che vengono assegnate solo ad esito positivo, al soddisfacente conseguimento, così dice il regolamento, di un gruppo di milestone e target. Milestone e target inteso come milestone sono degli indicatori di tipo qualitativo o procedurale, i decreti che vengono assunti, la legge di finanziamento, la legge finanziaria, diciamo la modifica normativa, la revisione normativa, il provvedimento, il decreto che approva l'avviso pubblico e quant'altro. Invece i target sono gli indicatori di tipo quantitativo che inferiscono più che altro a quelli che sono gli indicatori di risultato, cioè il numero di borse di studio, i metri quadri rigenerati e quant'altro. Questo per ogni gruppo di target sono stati ovviamente condivisi questi gruppi di target in un cronoprogramma puntuale e quindi per ogni gruppo di target è collegata una tranche di finanziamento. Faccio l'esempio dell'ultimo della prima rendicontazione effettuata, avevamo, come vedete qui nella slide, 51 target milestone, quindi 49 milestone e 2 target, dovevamo conseguirli, li abbiamo soddisfacente, in maniera soddisfacente conseguiti, abbiamo trasmesso alla Commissione Europea una richiesta di pagamento, la Commissione Europea sta in fase di valutazione rispetto al soddisfacente conseguimento del milestone e target, e adesso di questo processo diciamo attraverso un processo che è stato già declinato dal collega della Commissione, ci trasferirà la tranche di finanziamento corrispondente pari a circa 24 miliardi di euro, e questo indipendentemente dall'avanzamento finanziario sottostante, quindi indipendentemente dalla performance finanziaria del programma, quindi anche se sta a zero, comunque la Commissione ci restituirà quell'ammontare di finanziamento collegato. Questo vuol dire appunto rendicontazione performance based nei confronti della Commissione Europea. Ci sono tanti altri elementi che devono essere rispettati e che fanno parte integrante appunto dei progetti finanziati con risorse PNRR, e che quindi, così come diciamo gli imprenditori della Lombardia, dovranno particolarmente fare attenzione proprio nell'attuazione delle proprie progettualità che vengono, diciamo, che ricevono finanziamento. Il principio del collegamento con l'obiettivo climatico e digitale, ma più che altro il principio di non arrecare danno significativo all'ambiente, cioè che secondo il quale nessuna misura finanziata deve arrecare danno agli obiettivi ambientali. Su questo è uscita una specifica linea guida operativa da parte di ragioneria che indica per proprio settori di pertinenza tutti quanti quelli che sono i meccanismi, gli elementi, i criteri che devono essere rispettati. È un elemento piuttosto importante, fondamentale, sia nel caso in cui l'impresa realizzi una specifica progettualità, sia nel caso in cui l'impresa sia destinataria di risorse per la realizzazione di servizi, forniture, opere pubbliche nell'ambito di un procurement. Quindi fondamentalmente è una prescrizione puntuale che deve essere adempiuta e che deve essere anche controllata e verificata nel corso d'attuazione. Ovviamente l'assenza di doppio finanziamento, lotta alle frodi, corruzione, conflitto di interesse, questi sono elementi comuni estremamente importanti su cui c'è una rinnovata attenzione sia nel mondo fondi comunitari che nel mondo
nel mondo, diciamo così, politiche di coesione, che nel mondo PNRR, ma in generale nel mondo dei fondi di strumenti finanziari, finanziari con la budget 2, e c'è poi, ci sono, diciamo così, gli elementi di carattere trasversale, che includono ovviamente il rispetto della promozione parità di genere, protezione e valorizzazione dei giovani. Ci sta un articolo ad hoc del decreto legge 77 del 2021 che stabilisce alcuni elementi e percentuali puntuali proprio diciamo in linea con questa, con questa priorità trasversale, così come il superamento dei divari territoriali. In cui è stata inserita una clausola del 40% delle risorse territorializzabili al mezzogiorno. Ulteriori elementi comuni sono ovviamente collegati con la presenza del CUP, questo lo sapete perfettamente, è una codificazione unica che viene assegnata ad ogni progetto di sviluppo finanziato con risorse sia, diciamo, nazionali, statali, ma anche comunitarie. Il CUP deve essere presente addirittura al momento della missione a finanziamento del progetto, pena la diciamo, sanzione più alta che è prevista nel nostro ordinamento giuridico, cioè la nullità dell'atto che approva il progetto, che mette a finanziamento il progetto. Questo, il CUP, è una codificazione come un codice fiscale che segue tutto quanto il progetto, che viene poi inserito nei documenti giustificativi di spesa e di pagamento, e che quindi dà la piena tracciabilità di tutta quanta l'operazione e concorre anche, insieme ad altri strumenti, alle verifiche inerenti diciamo così, il doppio finanziamento, diciamo, il rispetto dell'obbligo di non concedere il doppio finanziamento di un'operazione. E l'altro è un elemento, la comunicazione pubblicità è importantissima, anche qui richiamata direttamente dal regolamento comunitario, si esprime nei fatti con l'utilizzo dell'emblema dell'Unione Europea con il payoff finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU, fa parte integrante di tutti quanti i progetti, deve essere esporto, comunicato, è un modo per evidenziare ai cittadini, a tutti gli stakeholder all'esterno, che quel progetto è finanziato con risorse appunto del PNRR. E c'è anche, infine, l'elemento che riguarda in particolar modo la trasmissione dei dati, e che oltre ad essere ai fini del monitoraggio e per dare comunicazioni circa proprio la tempestività dell'attuazione di quella singola progettualità, coinvolge alcune categorie standardizzate di dati che sono richiamate espressamente da parte del regolamento comunitario. Bisogna inserire dentro i sistemi il nome del destinatario finale dei fondi, il nome dell'appaltatore, ma più che altro, ed è un onere amministrativo non indifferente, i titolari effettivi del destinatario dei fondi, dell'appaltatore, con la propria data di nascita e quant'altro. Quindi fondamentalmente tutta diciamo, la filiera dei soggetti a vario titolo interessati che hanno diciamo, quote di proprietà della società, che o è destinataria di fondi o è appaltatrice, e che quindi possono avere un interesse, che devono essere, diciamo, di fatto inseriti in questo processo di monitoraggio. Questi sistemi, questi dati confluiscono poi insieme in tutti quanti nel sistema unico di monitoraggio Regis, che è della Regione Generale, a cui peraltro accede anche la Commissione Europea, e serve, oltre ai fini di monitoraggio, anche per svolgere quelle che sono le attività di controllo, sia sul doppio finanziamento, ma più che altro anche sul conflitto di interessi e su tutta quanta la tematica delle frodi e corruzione. Com'è la governance attuativa? La governance attuativa, questa, diciamo, è abbastanza nota, è stata diffusa più volte, c'è un presidio di coordinamento, non entrerò troppo nello specifico, un presidio, diciamo così, di coordinamento politico, la parte che riguarda quindi che spetta la cabina di regia con il tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale, lo vedremo più avanti, che è, diciamo, il tavolo che riunisce gli stakeholder o quantomeno le figure di rappresentanza del partenariato economico e sociale, del mondo imprenditoriale pure, e che opera una sorta di supervisione complessiva della macchina dal punto di vista di presidio politico. La parte invece di tipo attuativo, almeno il presidio attuativo, spetta al Servizio Centrale per il PNRR, che è una nuova struttura costituita presso la Ragioneria Generale dello Stato, che dà
indicazioni di linee guida, svolge attività di coordinamento rispetto alle specifiche tematiche, il monitoraggio, la rendicontazione e il controllo, è quella che è il punto di contatto con la Commissione europea e quindi fa le richieste di pagamento per il raggiungimento soddisfacente di milestone e target, la gestione finanziaria, eccetera. C'è l'unità di missione per la valutazione, sempre in ragioneria, che accompagna il processo valutativo e affianca al servizio centrale per quanto avviene le verifiche di merito dei singoli del raggiungimento dei target e milestone. C'è l'unità di audit, che è un'attività, una struttura presso i GRU con separatezza di funzioni, che svolge attività di audit pure, con audit, quindi per garantire che il sistema nel suo complesso funzioni e non ci sia un danno al bilancio comunitario. La parte invece attuativa spetta alle amministrazioni centrali, quindi il vostro primo interlocutore, venditore potenziali e potenziali beneficiari, sono le amministrazioni centrali che fanno, che pubblicano l'avviso pubblico o a conseguenza che fanno la procedura, che avviano la procedura di gara nel caso di contratti d'appalto. In questo caso l'amministrazione ovviamente può direttamente realizzare l'operazione, allora lì farà direttamente lei la stazione appaltante, in questo caso destinando quella determinata iniziativa al territorio attraverso nel rispetto delle forme del codice degli appalti, oppure seleziona in questo caso specifiche progettualità, che possono essere anche progetti di ricerca o qualsiasi altra modalità prevista all'interno e compatibile e coerente con quella missione e con le procedure attuative che normalmente anche l'amministrazione centrale pone in essere, individua soggetti terzi, da cui amministrazione centrale o anche imprese, per la realizzazione di specifiche progettualità. In quel caso l'impresa è assegnataria di un progetto e quindi un progetto, quello che dicevamo prima, essere il codificato attraverso un PUP specifico. Qual è quindi il ruolo delle imprese? Quello sicuramente di partecipare al processo di presidio politico attraverso la propria rappresentanza nel tavolo permanente del partenariato economico, sociale e territoriale, che abbiamo visto. Può essere destinatario di specifici progetti o addirittura di misure incentivanti, come il caso del credito d'imposta. Può essere realizzatore, in quel caso in realtà è affidatario di un servizio, fornitura oppure di una assegnazione di risorse per la realizzazione di opere pubbliche, e in quel caso il soggetto attuatore, l'amministrazione pubblica, è il responsabile del progetto. In questo caso l'impresa la realizza e si prevede il rispetto ovviamente a tutti quanti gli adempimenti previsti dal codice dei contratti. Giusto per darvi un'idea di come funziona il flusso, questa è una sintesi, ce ne stanno tantissime di esempi che possono essere fatti sulle singole procedure e anche le singole missioni del piano. Questo è un caso che è rappresentativo di un'impresa che gestisce una specifica progettualità che è stata selezionata da parte dell'amministrazione centrale titolare di interventi. L'amministrazione fa pubblica l'avviso che stabilisce come lex specialis le regole di ingaggio e le modalità anche di realizzazione di quella progettualità, quindi rendicontazione, tempistiche di rendicontazione, i principi appunto che stanno dietro anche il controllo, il monitoraggio e quant'altro. L'impresa quindi riceve il beneficio, viene individuata come singola progettualità, realizza quello che deve realizzare e ha effetto al suo processo di rendicontazione a salire nei confronti dell'amministrazione centrale. L'amministrazione centrale ovviamente effettua i suoi controlli, quindi rendiconta a sua volta al servizio centrale. Come vedete, il processo di rendicontazione finanziario è un processo che ha un ciclo, una linea diversa rispetto a quello di rendicontazione sostanziale di performance, perché a livello di servizio centrale poi serve quella rendicontazione per poter continuamente sbloccare le risorse che poi confluiscono nell'impresa per poter realizzare o completare la propria attività progettuale in base a quello che è stabilito all'interno dell'avviso stesso. E invece il processo di rendicontazione dei target e milestone sale, fino ad essere accorpato complessivamente con tutti gli altri target e milestone
il semestre di riferimento, diciamo che devono essere rendicontati in quel semestre di riferimento e che, diciamo, vengono poi rendicontati alla Commissione Europea. La Commissione Europea, ovviamente, attraverso tutto il processo che sta dietro, quella validazione della propria opinion positiva da parte dell'Ecofin, stacca poi la tranche di finanziamento che la versa nei confronti nel bilancio dello Stato. Questo, ovviamente, come avevo detto, l'unità di audit concorre per garantire alla Commissione Europea, all'Unione Europea nel suo complesso, che il sistema funzioni attraverso controlli che vengono fatti sul servizio centrale, sull'amministrazione centrale e test di convalida o approfondimenti specifici anche sulle singole progettualità. Questo è un po', diciamo, gli impegni che non sto a ripetere, che l'impresa dovrebbe appunto assumere per la realizzazione e l'attuazione di progetti finanziati con il PNRR, ma quante sono le risorse? Ovviamente questo si parla di valori indicativi, si parla di tutto il territorio italiano. Generalmente, diciamo, una prima stima potrebbero essere intorno ai 32 miliardi di risorse disponibili in ambito, diciamo, come risorse destinate a progetti a titolarità di imprese, mentre invece quando parliamo di servizi, beni o opere pubbliche in particolar modo, parliamo praticamente di quasi tutto il piano sarebbero destinatari in questi 6 anni di oltre 156 miliardi di euro, con un effort particolarmente rilevante, diciamo così, del settore ovviamente edile. Quali sono le differenze, con questo poi mi accingo alla conclusione, quali sono le differenze principali del mondo politiche coesione, del mondo dei fondi strutturali, ad esempio progetti proprio finanziati, ad esempio con il Coro Lombardia? Da una parte tante analogie, perché il benchmark di riferimento ovviamente nella definizione della governance, dei processi attivi del PNRR è sempre stato ovviamente il mondo delle politiche di coesione, questo anche su raccomandazione specifica da parte della Commissione Europea, ma dal mondo politiche di coesione abbiamo preso comunque elementi che possono essere particolarmente vantaggiosi, come ad esempio la possibilità di utilizzare le opzioni di costo semplificato, che è una modalità operativa estremamente utile che accelera sia i processi di rendicontazione che controllo. Ovviamente devono essere indicati la possibilità di utilizzare per opzioni di costo semplificato, tassi forfettari, la percentuale forfettaria, ad esempio, della percentuale forfettaria dei costi indiretti e quant'altro. Questa roba deve essere ovviamente verificata e deve essere inserita all'interno degli strumenti attuativi, degli avvisi pubblici, e quindi però è un'opportunità. Abbiamo una copertura normativa con l'articolo 10,4 del decreto legge 121 del 2021. Processi di gestione con molto presi dal mondo delle politiche di coesione, come ad esempio la gestione finanziaria, come vi ho fatto vedere il flusso di gestione finanziaria opera attraverso contabilità speciali con la possibilità di trasferire risorse in tempi veramente rapidi, stiamo parlando di 24-48 ore di tempo, quindi è una modalità che abbiamo già sperimentato lungamente nel mondo delle politiche di coesione, ha funzionato, l'abbiamo ripresa. Tutto il mondo della regolarità, non sto qui a ripetere cose già dette, fa parte anche del mondo delle politiche di coesione, così come l'impegno di rafforzamento della capacità amministrativa. Quali sono le differenze? Lo sappiamo, è un regolamento ad hoc, non è il regolamento dei fondi comunitari, è uno strumento addirittura a gestione diretta e non a gestione concorrente come i fondi strutturali. C'è una rendicontazione che è stabilita attraverso una modalità, diciamo, performance based, quindi sul conseguimento target e milestone, non, come abbiamo detto, connessa all'avanzamento della spesa sottostante. C'è una montata di risorse assolutamente rilevante, stiamo parlando di 6 volte il budget UE rispetto ad una media delle politiche di coesione. Se si considera nelle politiche di coesione anche il cofinanziamento obbligatorio nazionale, stiamo parlando sempre di 2,5 punti in più rispetto all'ammontare di risorse destinate alle politiche di coesione per 7 anni, che devono essere realizzate circa in 10 anni attraverso meccanismi, adesso non so a raccontare, che comunque comportano delle tempistiche attuative un pochino più lunghe rispetto al settennato, quindi penso che è di solito 10 anni. Invece in questo caso stiamo dicendo che gli ultimi target devono essere realizzati il 30 giugno 2026, quindi diciamo in 5 anni e mezzo deve essere chiuso tutto.
E infine i requisiti specifici, digital, climate, eccetera, su quanto riguarda il DMSA, titolari effettivi, cioè il tema del monitoraggio, lo ritroveremo in pieno, in toto, anche nel mondo delle politiche di coesione, quindi tutto ciò che è l'effort, lo sforzo che le imprese e le pubbliche amministrazioni dovranno fare per il PNRR ha effetti anticipatori rispetto al periodo di programmazione 21-27, dove saranno ovviamente ripresi interamente come regola. Tutte queste informazioni e anche molto più, anche proprio gli avvisi pubblici, i bandi di gara, sono pubblicati nel sito italiadomani.gov.it, vi invito ad esplorarlo, a navigarlo anche quotidianamente, oltre ad avere strumenti informativi e quant'altro, ci sta proprio questa sezione bandi avvisi che porta non solo gli avvisi pubblici per il finanziamento di progetti, ma anche proprio i bandi di gara che vengono via via pubblicati per l'affidamento di servizi forniture oppure per l'acquisizione di servizi a forniture, per la realizzazione di opere pubbliche e oltretutto vengono anche pubblicati quelli che sono gli avvisi di prossima pubblicazione, quindi un po' per preparare il mercato a quello che potrebbero essere successive iniziative di pronta attivazione. Questo è un po' il quadro complessivo delle risorse e più che altro degli impegni che le imprese titolari di progetti o destinatari di risorse dovranno garantire in termini ovviamente generali, però ovviamente tutto ciò che è specifico è scritto all'interno dei singoli avvisi pubblici e delle singole bandi di gara, quelle costituiscono l'ex specialis, quindi quello è il vostro punto di riferimento. Grazie. Grazie dottor Centurelli, rispondo in diretta a una domanda che è arrivata all'interno della presentazione che il dottor Centurelli ha condiviso con noi e che poi metteremo a disposizione come le altre presentazioni di tutti quanti i partecipanti. Nella slide 3 si parlava di MET. MET naturalmente si fa riferimento a milestone e target, sono appunto i 527 obiettivi a cui l'Italia deve rispondere anche periodicamente da qui fino al 2027. Era semplicemente un'esigenza grafica. Ringrazio ancora il dottor Centurelli. Passerei questo palco virtuale a Raffaele Spallone, che è componente dell'ufficio di gabinetto del Ministero dello Sviluppo Economico, che in particolare ci parlerà, farà un focus su quelli che sono gli incentivi diretti alle imprese. Grazie dottore, prego. Buongiorno a tutti e vi ringrazio per questo incontro sicuramente utile e interessante. Oggi appunto come lei giustamente diceva, innanzitutto vi chiedo scusa perché noi abbiamo qui una manifestazione, quindi non so se il mio audio è disturbato e spero di no, quindi mi perdonerete se ogni tanto la mia voce verrà interrotta da qualche brusco rumore. La sentiamo bene, ma specifichiamo che non è una manifestazione contro il PNRR. No, assolutamente no, almeno che io sappia no. La sentiamo bene. Perfetto, allora vado avanti. Grazie. Allora, lo scopo della presentazione di oggi è proprio di illustrarvi quelle che sono le progettualità sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, in parte sul Fondo Complementare del Ministero dello Sviluppo Economico. Il Ministero, in coerenza con le linee guida approvate dalla Commissione già a settembre del 2020, ha elaborato un insieme di progetti di investimento e di riforme che si collegano in modo specifico alle aree che sono state definite prioritarie dalla Commissione. Ogni progetto è stato elaborato secondo una precisa visione di politica industriale, è stato disegnato sia per contribuire a rafforzare il potenziale di crescita del Paese, creando le basi per uno sviluppo duraturo e sostenibile, sia per rispondere a quelle che sono le raccomandazioni specifiche che la Commissione europea ogni semestre indirizza al nostro Paese. Noi siamo titolari di 10 progetti di investimento e un progetto di riforma. Abbiamo deciso di concentrare appunto le nostre risorse in pochi strumenti ad alto impatto, strumenti che fossero per lo più noti al tessuto produttivo in modo tale da poter facilitare l'assorbimento delle risorse per rispettare ovviamente le milestone e i target.
Le risorse destinate ai progetti del MISE, ai 10 progetti del MISE, ammontano a circa 18,1 miliardi più 6 miliardi, di cui 6 miliardi sono sul fondo complementare. Questi appunto sono i progetti sulle componenti, sulle diverse componenti delle diverse missioni. In particolare abbiamo 14,1 miliardi di euro sulla missione 1 componente 2, quindi digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo. Abbiamo 1,2 miliardi nella missione 2 componente 2, rivoluzione verde e transizione ecologica, 3,3 miliardi è il grosso delle progettualità nella missione 4 componente 2 della ricerca d'impresa e poi 400 milioni di euro nella missione 5 a sostegno dell'imprenditorialità femminile. Nella missione 1, appunto, ho detto ci sono 14 miliardi, 13,3 miliardi sono su transizione 4.0, 750 milioni di euro sono a sostegno dei contratti di sviluppo per rafforzare le filiere produttive italiane, 30 milioni di euro invece sono sugli investimenti sulla proprietà industriale che accompagnano la riforma sulla proprietà industriale, che è l'unica riforma del Ministero dello Sviluppo Economico. Su transizione 4.0 ovviamente è un tema che è, come dire, una misura che è a tutti nota. Abbiamo sul piano rafforzato transizione, quindi l'originario piano transizione 4.0 è stato rafforzato, c'è stato un ampliamento delle imprese beneficiarie, il riconoscimento del credito d'imposta non più su un orizzonte annuale ma sul biennio, sono state come dire, aumentate le percentuali di credito e l'ammontare massimo di investimenti incentivabili, e la misura prevede il finanziamento dei beni strumentali 4.0, i materiali 4.0, beni materiali tradizionali, ricerca, sviluppo, innovazione, formazione 4.0. Come sapete, la legge di bilancio attuale ha esteso transizione 4.0 fino al 2025, sebbene rimodulando alcune aliquote. Il target finale che noi abbiamo è di circa 111.700 imprese che godono nel periodo 2021-2022 del credito d'imposta. Una delle importanti novità del piano è anche l'istituzione del Comitato Scientifico per la Valutazione di Impatto Economico della Misura. Questa è una, come dire, peraltro il Comitato è stato istituito, è già operativo, è una novità non da poco, perché valutare quello che si fa, le policy di impatto, ci permette anche di migliorare il piano in generale e tutti gli strumenti. Non si può migliorare ciò che non si può misurare, questo diciamo è ciò che ha ispirato la costruzione di questo comitato scientifico, e quindi noi sapremo qual è stato il tiraggio della misura, come si caratterizzano le imprese beneficiarie dell'incentivo, che impatti hanno avuto sulla domanda di lavoro delle imprese beneficiarie e gli investimenti effettuati. Tutto questo è, come dire, prezioso proprio per riprogrammare transizione 4.0 e dimostrare con dei dati che effettivamente questo piano può essere davvero importante per la transizione digitale delle imprese. I primi dati ci sono arrivati a febbraio, all'inizio di febbraio, e su questo ovviamente è una misura che è molto trainata della domanda. Voi sapete che c'è il vincolo del 40% delle risorse al sud, vincolo che difficilmente può essere rispettato dalla transizione 4.0. I primi dati ci testimoniano che ovviamente la Lombardia e le imprese lombarde sono quelle che ad oggi hanno beneficiato di più di transizione 4.0. Altra progettualità è competitività e resilienza delle filiere produttive, e l'obiettivo dell'intervento è fornire un sostegno finanziario ai progetti di investimento che possano sviluppare alcune filiere industriali strategiche. Sono state individuate diverse filiere industriali: alimentare, design, mode arredo, automotive, microelettronica e semiconduttori, metallo ed elettromeccanica, chimico farmaceutico. Gli strumenti individuati per la realizzazione di questi progetti di investimento sono i contratti di sviluppo, e anche se non è oggetto del piano nazionale di ripresa e resilienza, c'è stata nel novembre del 2021 un'importante riforma della disciplina dei contratti di sviluppo, proprio per renderli più efficaci e per concentrare le risorse su progetti di investimento che potessero generare maggiori impatti. Il target finale è quello di 40 nuovi contratti di sviluppo. Ovviamente queste risorse non sono le uniche che vanno a finanziare lo strumento. La legge di bilancio ha già rifinanziato i contratti di sviluppo, quindi per le filiere, diciamo così, che restano fuori da queste progettualità ci sono le risorse ordinarie, e poi ci sono anche il contratto di sviluppo
essendo uno dei principali strumenti della politica industriale, viene finanziato anche da altre risorse di altri ministeri. Penso in particolare ai contratti di sviluppo per la costruzione e il potenziamento di una filiera italiana dell'autobus. Questi sono alcuni risultati dei contratti di sviluppo da quando lo strumento è operativo, e sebbene ovviamente anche le risorse erogabili siano diverse, data la normativa sui contratti di sviluppo e quindi la carta degli aiuti a finalità regionale, comunque 64 domande sono state finanziate al Centro-Nord, anche perché ovviamente si possono finanziare progetti che riguardano la riconversione, quindi abbiano una finalità green, non solo industriale. Questi progetti prevedono erogazioni e aliquote più alte anche nel nord del paese. Poi c'è un investimento nel sistema della proprietà industriale. C'è una riforma, come ho detto prima, che intende modificare il codice italiano della proprietà industriale per rafforzare e semplificare le procedure relative ai processi di registrazione, e ad accompagnare questa riforma ci sono diversi progetti di investimento, dei bandi che sono noti al sistema produttivo, brevetti più per valorizzare i brevetti, finanziamenti per i progetti di università, centri medici relativi ai proof of concept e poi uffici di trasferimento tecnologico delle università. Diciamo le risorse sono 30 milioni, quindi non sono moltissime, però comunque per questo tipo di progettualità sono significative. Il target è di 254 progetti finanziati entro il 2026. Andiamo alla missione 2, rivoluzione verde e transizione ecologica. Ho detto ci sono 250 milioni. Il primo progetto molto importante sul rinnovabile batterie mira a rafforzare gli investimenti sulle principali filiere della transizione ecologica, in particolare fotovoltaico, eolico e batterie. Ci sono 400 milioni, 100 milioni dell'eolico e 500 milioni delle batterie. Qui ci sono delle interlocuzioni avanzate con alcuni soggetti industriali, in particolare con Enel, con Stellantis, con un'azienda svedese Midsummer nel settore dell'eolico, però ci sono molte risorse a disposizione. E questi tre progetti di cui ho accennato poc'anzi, di fatto non cubano il miliardo di risorse disponibili, e per questo noi stiamo sollecitando il sistema produttivo con diversi incontri al Ministero, proprio per raccogliere, per creare una domanda in questi settori, domanda di incentivo ovviamente. I target sono abbastanza ambiziosi, anche questi al 2025, al 2026, e attengono alla accresciuta capacità del nostro sistema produttivo di produrre energia rinnovabile dalle batterie e dai pannelli fotovoltaici. Sempre per favorire la transizione ecologica e stimolare la crescita di start-up e PMI innovative, abbiamo previsto insieme al CDP la creazione di un fondo, Green Transition Fund, che finanzierà appunto start-up attive nella transizione ecologica, in particolare su economia circolare, mobilità, efficienza energetica, smaltimento dei rifiuti, stoccaggio di energia affini. Verranno finanziate start-up, ma anche piccole e medie imprese innovative che hanno dei progetti ritenuti idonei a finanziamento da CDP Venture, che gestisce lo strumento, e in questo caso è un soggetto attuatore, per utilizzare terminologia corretta, il fondo prevede investimenti diretti, indiretti in altri fondi per accrescere il capitale, ma prevede anche il venture capital building, quindi eventualmente collaborazioni con grandi imprese per interventi che siano diretti a favorire la transizione della filiera, un modello che effettivamente sta avendo molto successo in altri paesi e che noi in parte vorremmo replicare con questo fondo. Breve inciso, questa è semplicemente parte della dotazione finanziaria che arriverà a CDP. Noi abbiamo altri 300 milioni, sempre sulla missione 4, componente 2, ne parlerò a breve, però il DL Infrastrutture assegna a CDP circa 2 miliardi, quindi questo discorso del venture capital building, quindi delle collaborazioni con i garanti per favorire la transizione dell'intera filiera, è un discorso che prescinde anche, se vogliamo, dal piano nazionale di ripresa e resilienza.
E poi abbiamo appunto i nostri interventi nella missione della ricerca in impresa. È sicuramente lo sforzo più importante che abbiamo fatto, non in termini di risorse, ma in termini di progettualità, proprio perché crediamo e siamo convinti che gli investimenti nella ricerca, quindi favorire investimenti privati con un forte investimento del pubblico, sia l'unico modo per garantire la transizione, le transizioni gemelle, quindi la transizione green e la transizione digitale delle imprese. Il nome della componente, il titolo della componente è abbastanza esemplificativo dello sforzo sinergico che stiamo facendo con il MUR. È prevista anche, anzi è stata creata, una cabina di regia e attività MISE-MUR, dicevo, abbastanza esemplificativo dello sforzo sinergico, proprio perché immaginiamo che ci debba essere uno sforzo su tutta, diciamo così, la filiera, o più correttamente il technological readiness level, cioè debbano essere potenziati gli investimenti sulla ricerca di base fino alla prototipazione, agli investimenti di innovazione. Solo facendo così effettivamente si possono aiutare le imprese a compiere gli sforzi per appunto le transizioni, come ho detto prima. Horizon Europe è ovviamente, noi abbiamo 250 milioni su Horizon Europe, quindi su diciamo così, bandi che integrano i bandi europei, quindi per favorire la partecipazione delle imprese italiane ai bandi europei. Il sostegno si focalizzerà su alcuni partenariati, High Performance Computing, Key Digital Technologies, Clean Energy Transition, Innovative SMEs, Water for All, solo per citarne alcuni. I partenariati li stiamo definendo insieme al MUR, anche vedendo qual è il calendario dei bandi che saranno lanciati dalla Commissione europea nell'ambito di Horizon Europe. Il target anche in questo caso è abbastanza ambizioso, 205 progetti di imprese finanziati, ovviamente di imprese beneficiarie. E poi arriviamo al finanziamento del fondo CEI, probabilmente il più interessante strumento in questo momento per rafforzare le catene del valore nazionali, ma ovviamente europee. Il CEI sono i progetti di comune interesse europeo che sono finalizzati a promuovere la collaborazione tra enti pubblici e privati a livello europeo per realizzare progetti nel campo della ricerca, sviluppo e innovazione, ma che abbiano un impatto significativo su settori strategici, proprio volti a creare le filiere le filiere sono mancanti o non esistono. I progetti sono finanziati con risorse sul PNRR per un ammontare di 1,5 miliardi. Immaginiamo che i progetti finanziati siano idrogeno e c'è microelettronica 2, anche se effettivamente il fabbisogno di idrogeno è molto elevato. Questa è la ragione per la quale abbiamo chiesto un rifinanziamento sulla legge di bilancio del fondo ICEI. Il target è di 20 imprese finanziate. Le tempistiche prevedono il primo decreto di assegnazione di risorse, immaginiamo, per il ICEI idrogeno già a giugno 2022. Molto velocemente vado al rifinanziamento e l'estensione tematica dei centri di trasferimento tecnologico. Questo è un tema che per noi è centrale, ovviamente. Voi sapete che i centri erano stati creati dal piano Industria 4.0 proprio per favorire la transizione digitale delle piccole e medie imprese. Il piano prevede il rifinanziamento degli 8 competence center esistenti, tra l'altro tra i quali ovviamente anche il competence center di Milano, e si finanzieranno 42 nuovi centri, tra i quali gli European Digital Innovation Hub, selezionati dalla Commissione europea nell'ambito della Gold Digital, che è proprio finalizzata a creare queste infrastrutture per il trasferimento tecnologico che, come dire, operino in una logica europea. Il target è 42 nuovi hub da creare, 600 milioni di servizi erogati alle imprese, 4.500 PMI sovvenzionate. Ovviamente lo sforzo non è soltanto di finanziare nuovi centri, ma è anche di razionalizzare quello che come dire, è un ambito nel quale effettivamente la pluralità di attori impone uno sforzo di questo tipo, di razionalizzazione e di valorizzazione dei centri che effettivamente valgono. Anche coinvolgendo Confindustria e i Digital Innovation Hub attivi, stiamo immaginando anche un ruolo appunto per i Digital Innovation Hub di Confindustria. Lo dicevo prima, questo è un altro, sono 300 milioni per il finanziamento delle start-up. Prima ho parlato del fondo Green Transition Fund. Con questi 300 milioni noi intendiamo invece
creare il Digital Transition Fund, quindi un fondo analogo a quello green che però finanzi piccole e medie imprese e startup attive in ambito digitale. E poi arriviamo alla nostra ultima progettualità, che è il fondo Impresa Donna, 400 milioni nella missione 5 componente 2 per finanziare appunto l'imprenditoria femminile. Prevediamo il finanziamento del fondo per l'imprenditoria femminile previsto dalla scorsa legge di bilancio e saranno rifinanziate anche misure esistenti, quali Noi Imprese a Tasso Zero, quindi NITO, una misura che probabilmente conoscerete, gestita da Invitalia, e Smart Start, quindi supporto a startup e PM innovativa. Il target è quello di 2.400 imprese sostenute. Chiudo dicendo che su questa misura ci sono 40 milioni per la comunicazione, per la dissemination, proprio perché è fondamentale rendere noto al tessuto produttivo, ma in generale alla società tutta, questa misura proprio per facilitare l'assorbimento delle risorse. Queste risorse sono previste su questo progetto, però effettivamente questo sforzo, lo sforzo di come dire, informare il sistema produttivo, appunto fare dissemination, quindi raccontare quelle che sono le opportunità, che è proprio lo scopo della giornata di oggi, oggi è uno sforzo a cui tutti siamo chiamati, noi e voi come associazioni di categoria, perché l'effettiva come dire, riuscita del piano, quindi il raggiungimento delle milestone e target non può che passare per questo sforzo e questa è anche la ragione, e concludo, per la quale nuovamente ringrazio il Presidente e Confindustria per aver organizzato questo seminario. Io chiudo la mia presentazione, vi ringrazio. Grazie dottor Spallone, grazie anche perché immagino non sia semplicissimo non solo partecipare a un webinar con questa manifestazione ma anche lavorare quotidianamente. Approfitto però a questo punto di averla già in collegamento e poi a questo punto magari vediamo se ci sono altre domande perché ci sono alcune domande specifiche rispetto al suo intervento e quindi una è se all'interno del piano di finanziamento ci sono voci di finanziamento sulla cyber security e sul passaggio generazionale, evidentemente soprattutto in ambito PMI. Assolutamente sì, diciamo ci sono gli accordi di innovazione che in qualche modo possono, anzi finanziano questo tipo di attività, questo è diciamo così a livello di fondi diretti che possono essere erogati alle imprese, peraltro gli accordi di innovazione anche sono stato uno strumento che recentemente modificato proprio per facilitare l'assorbimento. Sempre nel piano a livello indiretto, diciamo, i Digital Innovation Hub sono attivi proprio sulla tecnologia cyber per favorire la transizione delle piccole e medie imprese, quindi fanno attività di formazione, di test before invest proprio anche su questa tecnologia. In più aggiungo che fuori dal piano, e questa è probabilmente una notizia che sapete, il MISE ha reso disponibili 678 milioni di euro per investimenti su tecnologie 4.0 attraverso un nuovo strumento che mira proprio a favorire questo tipo di investimenti che abbiano anche un impatto sul green. Quindi le tecnologie 4.0 che vengono adottate e la cui implementazione può portare effettivamente anche a risparmi energetici. Quindi spero di essere stato esaustivo con la risposta. Ovviamente anche transizione 4.0 di per sé, anche essendo una misura automatica per tutti quelli che sono investimenti, diciamo così, immateriali, insomma, tipologie che possono ricadere nell'allegato A e B, può in qualche modo prevedere un credito d'imposta, però per misure dirette io immaginavo e immagino più che gli accordi di innovazione possano essere utili per questo tipo di attività. Grazie dottore, una domanda secca con risposta secca. Quando apre il fondo Impresa Donna? Guardi, stiamo elaborando il work program, dovrebbe uscire a breve su tutte le misure del MISE. E sul fondo Impresa Donna io credo che dovremo aspettare ancora qualche mese perché stiamo elaborando la strategia di comunicazione che è funzionale proprio all'apertura dei bandi, in modo tale di arrivare già con un livello di readiness del mercato alto. Però entro l'anno sicuramente aprirà il fondo Impresa Donna, per andare larghi. Grazie ancora. A questo punto riprenderei
e vedo che è collegata e spero che senta bene e ci senta bene, Valentina Carlini. Eccoci qua, a cui chiederei, come dire, una sorta di sunto del suo intervento. Mi scuso, però purtroppo alla fine i collegamenti non sono stati ottimali. Grazie ancora, prego. Allora, direttore, sì, ci sono e mi scuso ancora per l'inconveniente di prima. Comunque, a questo punto non riprendo neanche le slide, ma intanto vi racconto a voce. Intanto è stato utilissimo questo intervento, gli interventi che mi hanno preceduto, in particolare questo del dottor Raffaele Spallone, perché ha ripreso tanti temi che sono di diretto interesse dell'area politiche industriali. Allora, faccio anche un passo indietro sul ruolo di Confindustria. Insomma, ora avete, diciamo, emerge con grande chiarezza quanto le imprese siano coinvolte e quale sia il loro ruolo, diciamo, di leva proprio nell'attuazione del piano. E quindi, vista questa considerazione, quello che Confindustria ha fatto già da un anno fa, anche di più, è stato quello di cercare di orientare la costruzione di un piano che fosse in linea con le priorità del sistema produttivo, ma non solo, anche di individuare tutte quelle riforme che sono volte alla creazione di un contesto, di una situazione di contesto favorevole agli investimenti e all'attrazione proprio di imprese che siano in grado di fare, ripeto, investimenti. Quindi questa è la premessa. L'obiettivo di Confindustria quindi è quello di fare da ponte, diciamo, di mantenere un legame strettissimo tra le amministrazioni centrali e tutto il sistema associativo. Questo che cosa significa? Significa che ci siamo attrezzati con una task force interna di Confindustria, quindi tutte le aree esprimono uno o due persone che si occupano in modo molto diciamo assiduo del PNRR, mappando e monitorando tutte le iniziative che vengono avviate. Ma non solo, cioè non si tratta solo di mappare e monitorare, si tratta anche, diciamo, di scardinare eventuali criticità applicative, passaggi di bandi che non sono troppo chiari, che quindi potrebbero ostacolare l'accesso delle imprese appunto ai bandi. Faccio l'esempio degli ultimi bandi sull'economia circolare. Il collega che si occupa di questi bandi mi ha raccontato come sono intervenuti presso il MISE per chiarire alcuni aspetti e grazie proprio a questi chiarimenti sono stati presentati progetti per un valore ben superiore alle risorse stanziate. Ecco, questo è l'obiettivo fondamentale, cioè fare in modo che le imprese colgano questa occasione e che si inseriscano in questi, diciamo, anni di investimenti e di occasioni di investimento. Sul fronte esterno, l'ha citato prima, è stato citato prima dal dottor Centurelli, esiste un tavolo di partenariato economico e sociale. Confindustria partecipa a questo tavolo. È stata fatta una prima riunione di insediamento, se non ricordo male, era a dicembre, e poi si sono susseguite altre riunioni con i vari ministeri interessati. Quindi c'è stato un paio di riunioni con il Ministero per la Pubblica Amministrazione, un incontro con il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero del Lavoro e il Ministero della Transizione Ecologica. Ecco, queste sono occasioni in cui Confindustria porta al tavolo dei problemi concreti o considerazioni, diciamo, su come rendere più efficiente la gestione del piano. E quindi ci siamo mossi, ad esempio, sul MISE. Il dottor Spallone prima parlava dei sistemi di trasferimento tecnologico. Quella è stata l'occasione un po' per ribadire che per noi è importantissimo che i due ministeri, il Ministero della Ricerca e il Ministero dello Sviluppo Economico, su questi temi siano coordinati per evitare proprio duplicazioni di soggetti ed evitare quindi che invece di razionalizzare andiamo a complicare ulteriormente il quadro dei soggetti che partecipano a questi sistemi di trasferimento tecnologico. Per quanto riguarda in particolare l'area politica industriale di cui faccio parte, diciamo, le due anime fondamentali dell'area si occupano della parte economia circolare, efficientamento energetico e di transizione digitale. Quindi l'area è fortemente, diciamo, attenta a questi due macrotemi che poi, come avete visto, sono diciamo, le due missioni che assorbono la maggior parte delle risorse. Quindi davvero c'è tanto lavoro da fare su questo. Io in particolare mi occupo di transizione 4.0 e diceva prima il dottor Spallone che il Ministero è stato costituito questo tavolo, no, questo tavolo, diciamo, questo comitato di valutazione di impatto delle misure. Abbiamo già avuto modo di dirlo, noi veramente per noi è importantissimo questo perché riteniamo che, diciamo, sulla base di una valutazione dell'impatto possiamo anche pensare a degli interventi sul piano, visto che abbiamo davanti altri 3 anni, cioè oltre al 2022 abbiamo anche 2023, 24, 25, insomma, di incentivi che possono supportare la transizione digitale. Per noi era importante
fare un attimo il punto, no? A che punto siamo, visto che le misure esistono dal 2017, per noi è importante capire se le misure così come le abbiamo immaginate, sulle tecnologie che, su quelle, sulle quali sono state diciamo, costruite, sono ancora valide o se è necessario a distanza di 5 anni fare un po' una piccola revisione, diciamo così. E aggiungo un'altra informazione, forse mi è sfuggito, non so se è stato detto, che il Ministero dello Sviluppo Economico la settimana scorsa ha inviato una lettera alle associazioni di rappresentanza delle imprese richiedendo, cioè dicendo che si vuole avviare un tavolo di confronto permanente con le associazioni imprenditoriali proprio sul piano transizione 4.0. Il primo passo, il primo sforzo, diciamo, che ci è stato richiesto è di inviare entro questa settimana delle osservazioni, un documento di osservazioni, perché il primo obiettivo di questo tavolo è risolvere eventuali problemi applicativi che riguardano sia gli strumenti fiscali ma anche le tecnologie, perché sembra strano ma a distanza di 5 anni comunque continuano a emergere questioni che vanno di volta in volta chiarite, quindi anche questo è diciamo, un'iniziativa del Ministero che apprezziamo tantissimo e quindi tra l'altro era stata una richiesta di Confindustria a ottobre quando abbiamo mandato un documento di osservazione sul piano in vista della legge di bilancio, tra le varie cose avevamo anche richiesto l'attivazione di questo tavolo, quindi siamo davvero insomma contenti di questa iniziativa e decisi a contribuire in modo fattivo. L'ultimo aspetto era quello sempre citato dal dottor Raffaele Spallone, un altro tema di cui ci occupiamo nell'area è proprio quello nell'ambito della missione, nell'ambito della componente della ricerca all'impresa. Ci interessa moltissimo seguire l'evoluzione di questo bando di cui ha parlato il dottor Spallone, quindi cioè, di come sarà l'assetto Competence Center e Digital Innovation Hub. E voglio approfittare di delle così tante imprese collegate a questo webinar per ricordare che Confindustria ha una propria rete di Digital Innovation Hub, che è stata costituita a valle del piano Industria 4.0, quindi nel 2017, abbiamo scelto un modello che vede in ogni regione un Digital Innovation Hub che svolge diciamo, azioni intanto di sensibilizzazione, quindi soprattutto all'inizio c'era molta attività di convegni, proprio per far capire alle imprese che cos'erano queste tecnologie 4.0 che venivano agevolate, incentivate con il piano Industria 4.0. Ma non solo, questi digital fanno attività di valutazione della maturità digitale e soprattutto diciamo, rappresentano l'anello di congiunzione tra il mondo delle imprese, quindi tra tutte le imprese che rappresentano la domanda di innovazione e diciamo, tutti quei soggetti che offrono questa innovazione e che quindi dentro possiamo trovare gli incubatori, le start-up, i competence center, le università, i centri di ricerca. Quindi questo è un grande sforzo che stiamo facendo, non è questa la sede per approfondire quello che fanno i digital, però ci tenevo a ricordare che soprattutto in Lombardia avete un Digital Hub di eccellenza che grazie a tutti i colleghi delle associazioni territoriali che rappresentano diciamo, gli entry point per il Digital Hub sono a disposizione delle imprese per valutare, per accompagnarle nella valutazione di progetti, per definire roadmap proprio di implementazione dei progetti di innovazione. Quindi io era solo una conclusione che volevo fare, quindi anzi ringrazio davvero i relatori precedenti perché mi hanno semplificato il compito e grazie. Quindi grazie. Grazie dottoressa, grazie anche per aver citato quelli che sono i Digital Innovation Hub, come diceva lei anche in Lombardia esiste un'importante rete di Digital Innovation Hub e all'interno delle associazioni territoriali ci sono quelle che sono delle antenne di Digital Innovation Hub che proprio aiutano le imprese a capire qual è la roadmap verso una digitalizzazione dell'impresa, che sia un'impresa manifatturiera o di servizi, però il percorso è molto, molto importante, quindi la ringrazio. Iniziamo con la, diciamo, la parte, diciamo, grazie anche all'attenzione della dottoressa Carmini, siamo anche un po' in anticipo, quindi benissimo, rispetto a quello che è il nostro programma. Iniziamo un po' la parte di domande e risposte, io ho già raccolto una serie di domande che sono state indicate all'interno della parte Q&A, quindi della parte di chat del sistema. Una domanda è per il dottor Centurelli. Lei ha fatto vedere diciamo, un po' tutto quello che è il meccanismo attraverso cui diciamo, le imprese possono accreditarsi e quindi possono anche poi partecipare a quelli che sono i diversi progetti, i diversi bandi. Ecco, una domanda che viene posta è quali sono le tempistiche
del pagamento alle imprese, quindi le tempistiche per il rimborso. Lei ci ha fatto vedere all'interno della sua presentazione una slide anche abbastanza complessa che vede diversi livelli, anche uno loro. Ecco, una domanda che gli imprenditori fanno è quali sono le tempistiche o se ci sono anche dei vincoli nei confronti dello Stato italiano o della comunità europea per il pagamento di quelli che sono diversi progetti. Buongiorno, grazie per la domanda, serve ancora per fare maggiori chiarimenti rispetto a questo elemento che ovviamente è molto di interesse da parte del mondo ovviamente imprenditoriale, ma non solo, questa è una domanda classica che viene posta anche da parte degli enti locali. Cioè il processo dipende fondamentalmente da quello che c'è scritto all'interno dell'avviso. L'avviso può stabilire delle anticipazioni e successive anticipazioni con fase di, diciamo così, con sala di avanzamento del progetto, o comunque delle modalità attive classiche in cui viene anche verificata e viene anche puntualmente descritta la procedura di gestione finanziaria di quel determinato intervento, di quella determinata progettualità. I versamenti non sono collegati al rimborso comunitario, questo è una cosa che devo puntualizzare e che spesso viene data anche come informazione non corretta. Non dobbiamo attendere il ritorno delle risorse comunitarie per poter poi fare, versare la seconda quota alle imprese, assolutamente no, i soldi stanno all'interno del cosiddetto fondo Next Generation EU, che è costituito in una contabilità speciale ed è gestito appunto da Ragioneria, sono quindi le anticipazioni vengono, quindi le quote di risorse e le risorse sono già presenti in questo fondo, le anticipazioni vengono assicurata attraverso una gestione finanziaria con una procedura SAP, quindi utilizzando una piattaforma SAP che permette il trasferimento delle risorse in tempistiche veramente rapide, 24 a 48 ore di tempo, sono previste ovviamente anticipazioni e poi le successive fasi sono fasi di avanzamento, stadi di avanzamento lavori, in quel caso lo sblocco delle successive anticipazioni è importante che vengano la rendicontazione arrivi all'amministrazione centrale da parte dell'impresa e che l'amministrazione centrale dia il suo ok dal punto di vista della correttezza e della regolarità della procedura. Quindi di fatto non genera dei ritardi, è un'operazione che in realtà è già stata ampiamente utilizzata nel mondo fondi strutturali, non cambia assolutamente nulla. Quello che è importante dire è che in quel giro di risorse, quello che c'è una freccetta, che è una freccetta intermedia in quella slide che avevo illustrato, è quello dove gira il finanziamento. La parte in realtà alta è il rimborso che noi otterremo, la tranche di finanziamento che otterremo dalla Commissione Europea, che è completamente sconnessa rispetto a quello che avviene a livello di amministrazione centrale con la singola impresa. Quindi da questo punto di vista non ci sono problemi. Grazie dottore. Una domanda invece per Raffaele Spallone. Lei ha fatto un elenco evidentemente sommario un po' di quelli che sono i progetti. Una domanda fa riferimento a quelli che sono i progetti relativi alla digitalizzazione in ambito healthcare, in particolare telemedicina e teleconsulto. Ecco, la domanda è se ci sono progetti in questo senso, in questa area. In generale, come avrete visto, a parte i contratti di sviluppo per lo sviluppo di determinate filiere, tutti i nostri strumenti hanno un carattere non verticale ma orizzontale, nel senso che non sono diretti a specifiche filiere o a specifici comparti produttivi, ma sono diretti al sistema produttivo in generale. Ritorno sugli accordi di innovazione. Gli accordi di innovazione sono molto utilizzati nel settore sanitario, perché effettivamente è uno strumento che si presta molto per fare investimenti di innovazione, di processo, di prodotto e quindi ovviamente sono molti gli attori del sistema care in generale, health, che utilizzano lo strumento. Quindi ritorno su 1 miliardo di euro a disposizione per quel tipo di attività.
E poi, ecco, fuori dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, un livello, diciamo, forse un po' più alto, è in partenza l'IPCEI Health, quindi un importante progetto di comune interesse europeo nel settore salute. E ci sono stati anche diversi tavoli con le associazioni di categoria, anche con Confindustria, che ha collaborato attivamente alla costruzione di IPCEI Health, e quindi, insomma, è stato pubblicato di recente l'avviso per raccogliere manifestazioni di interesse per la partecipazione, quindi progettualità da candidare poi al matchmaking tra imprese europee. E diciamo, quindi questi sono gli interventi che immediatamente mi vengono in mente quando parlo del sistema ERT. Poi ovviamente, ecco, i centri di trasferimento tecnologico, nulla vieta che tra questi 42 nuovi centri qualcuno possa essere attivo nel settore e collegarsi peraltro ai centri di alta tecnologia e quindi ai campioni nazionali di ricerca e sviluppo che sono previsti dalle linee di intervento del MUR. Tra appunto gli attori, diciamo così, più che del trasferimento tecnologico, della ricerca applicata, quindi tra questi nuovi player che sono previsti dal PNRR, si prevede la creazione di un campione nazionale di ricerca e sviluppo attivo nel settore health e anche un partenariato esteso, che è un altro strumento con un impatto e, diciamo, una costruzione, una logica molto più territoriale, non nazionale, che appunto ha quella tematica come tematica di fondo. E quindi a questo poi si può collegare appunto un attore più di trasferimento tecnologico, un centro di trasferimento tecnologico, non so, un competence center, un European Digital Innovation Hub, che sia attivo nel settore salute. Grazie, dottore. Ci siamo anche accertati del fatto che la manifestazione è continua. Sì, rispetto a quello che lei citava del IPCEI Health, appunto c'è stata, come accennava lei, un avviso pubblicato dal MISE lo scorso 19 gennaio. Ecco, così lo dico a favore di chi è interessato, c'è una scadenza che è il 28 febbraio di questo mese, quindi da qui a 7 giorni, per esprimere la propria manifestazione di interesse proponendo un progetto di investimento in Italia. Quindi lo dico collegandomi a quello che citava lei. Ecco, c'è una domanda che, se volete, non è tanto una domanda tecnica, ma è una domanda anche tecnica, che viene rivolta al dottor Amore. Fa riferimento a quello che, devo dire, in queste ore stiamo tutti quanti osservando con massima attenzione, che è la crisi tra Ucraina e Russia. Ecco, la domanda è: c'è la possibilità da parte della Commissione europea di intervenire con delle modifiche all'interno di quello che è Next Generation EU, anche in virtù di elementi e quindi di accadimenti politici e economici, o il piano è un piano fisso e non si può, come dire, intervenire in alcun modo? No, grazie mille per la domanda. Allora, il piano è un piano, diciamo, fisso, ecco, diciamo che è stato negoziato per parecchi mesi, pianificato per i prossimi 5 anni e quello dovrebbe rimanere. Ci sono delle possibilità di modificare in corso d'opera il piano a ricorrere a determinate limitate circostanze che sono naturalmente anche eventualmente di natura economica. La crisi, una crisi puramente politica o geopolitica, in sé per sé, diciamo, non è sufficiente, diciamo, se non ha delle ripercussioni economiche gravi tali da sfasare completamente i valori di riferimento sulla base dei quali era stato immaginato il piano. Quando è stata prevista la dotazione per singolo Stato membro, la dotazione massima, abbiamo parlato varie volte di questi 191 e oltre miliardi di euro, viene calcolata sulla base di alcuni parametri di riferimento, tutti pubblicati sul regolamento del Recovery Resilience Facility, che permettevano di capire qual era il massimo della dotazione che ciascuno Stato membro poteva chiedere. Chiaramente la Commissione non può lavorare nella sua bolla, naturalmente se ci sono dei presupposti per cambiare completamente lo scenario economico, ci deve essere anche la possibilità da parte nostra di rivedere il piano, così come è possibile anche immaginare una revisione del piano se determinati obiettivi non vengono raggiunti. Diciamo, il primo strumento naturalmente è lavorare sull'esborso. E qua, diciamo, mi preme precisare che non c'è un'ottica proporzionale, ovvero
se devono essere raggiunti 10 obiettivi e ne vengono raggiunti 9, non viene necessariamente pagato il 90% dell'esborso previsto per quel semestre, ma non c'è una corrispondenza proporzionale, ma viene fatta una valutazione ad hoc che può portare anche a un esborso parziale più basso rispetto a quello percentuale. Ma questo è il primo strumento, naturalmente, che viene anche, come dire, in qualche maniera concordato con lo Stato membro in certe occasioni, e si spera di non doverlo utilizzare. Naturalmente, su un arco temporale di 5 anni è difficile immaginare tutto. Diciamo che l'ottica temporale permetteva, in teoria, come è stato strutturato il piano, già di assorbire eventuali piccoli, chiamiamoli così impropriamente, non in termini economici, shock. Ad esempio, noto che comunque noi prima o poi, ma non solo noi, tutti gli Stati membri andranno a votare, nell'arco di quei 5 anni ci sarà un cambio di governo e evidentemente questo può comportare un rallentamento dell'attività legislativa per quanto riguarda le riforme, ma anche per l'attuazione degli investimenti. Quindi questi leggeri shock interni sono già in qualche maniera previsti e assorbiti nel piano. Gli shock geopolitici, invece, come potrebbe essere la crisi in Ucraina, diciamo non fanno parte dello scenario che va a impattare direttamente sui piani degli Stati membri, così ci si augura. Naturalmente, ripeto, tutte le condizioni di cui ho parlato prima sono presenti e quindi il regolamento, per quanto cerchi di lasciare i piani nazionali il più possibile stabili nell'arco dei 5 anni, deve essere anche a contatto con la realtà. Però al momento non mi sento di dire, qua parlo veramente di capacità personale, non a nome della Commissione, che non ci sia alcun presupposto neanche a livello di crisi energetica in sé per sé per prevedere attualmente una vera e propria revisione del piano. Ringrazio. Una domanda che è arrivata immediatamente successiva a questa è invece riferita a eventuali, colgo il suo termine, shock a livello nazionale, quindi la possibilità, se ne è parlato anche a livello politico tra sindaci, dello spostamento di alcuni fondi tra il sud e il nord. Questo è possibile anche eventualmente in che misura e attraverso quali strumenti e procedure? Sì, allora io qua faccio un'introduzione, poi diciamo forse Giorgio Centurelli può fare un follow up su quello che dirò. Allora, i piani nazionali pongono determinati paletti che sono soprattutto per quanto riguarda la parte green e la parte digital, no? Quindi ci sono determinate percentuali che devono essere allocate al green e determinate al digital, perché fanno parte dei due pilastri industriali, ed è la prima volta che c'è una vera e propria politica industriale in Europa, e quindi diciamo queste cose devono essere rispettate, così come il pilastro europeo dei diritti sociali e tutti quei requisiti di coesione sociale e territoriale. Rispettati questi requisiti che sono nel regolamento, noi effettivamente diciamo non abbiamo, Commissione europea, imposto una determinata allocazione al sud piuttosto che al nord o al centro. A noi preme la coesione territoriale e sociale, quindi se ci sono disparità innanzitutto tra Stati membri, ma anche all'interno di uno Stato membro, queste devono essere in qualche maniera colmate con gli investimenti che si andranno a fare. Era uno dei requisiti. Dopodiché ciascuno Stato membro decide quale strumento utilizzare. L'Italia ha deciso di puntare ad allocare un 40% dei propri investimenti, preferibilmente al Sud, e questa è una scelta che noi rispettiamo, soprattutto perché non è incoerente con l'obiettivo di colmare questo gap territoriale e sociale. Ciò permesso, ovviamente, a noi quello che interessa è che i progetti vengano allocati e realizzati in una maniera più efficiente, facendo il confronto con gli altri Stati membri. Quindi, secondo me, è un non problema quello del 40% del Sud, perché per raggiungere, per realizzare questi progetti, per arrivare alla realizzazione di ciascuno step che porta alla conclusione di ciascun progetto nell'arco dei 5 anni, ottenere gli sborsi che servono poi per finanziare e continuare, è gioco forza che le iniziative devono andare verso le imprese più efficienti, altrimenti non si sta nelle tempistiche. E quindi lo Stato membro, che sia l'Italia o qualsiasi altro Stato che ha fatto scelte in qualche maniera similare di allocazione, poi deve fare i conti con questi obiettivi, altrimenti non c'è il finanziamento. Quindi devo dire, lato nostro, io mi sento di dire che non è un vero e proprio problema, nella misura in cui gli obiettivi che abbiamo posto, che sono studiati apposta poi per, diciamo in un certo senso, spalmarsi completamente su tutto il paese, vengono rispettati. Certo, fare ex ante questa valutazione è molto difficile, ma se abbiamo fatto bene il nostro lavoro, sia lato governo italiano che lato Commissione europea, in teoria
questa fitta trama di obiettivi serve proprio per evitare che ci siano inefficienze. Grazie dottore, a questo punto passo, anche perché è stato chiamato in causa direttamente, faccio la stessa domanda anche al dottor Centurelli. Sì, grazie, no, io anche qui un elemento anche di tranquillizzazione, perché il 40% non nasce da nulla, nasce attraverso una valutazione, un raccordo che abbiamo avuto con i singoli amministrazioni, con i singoli ministeri e amministrazioni centrali, poi si è cristallizzato all'interno di una articolo specifico, l'articolo 2 del decreto legge 77 del 2021, quindi di fatto è una clausola che riguarda alcune risorse territorializzabili del nostro piano, quindi che deve essere ovviamente inserita all'interno dei singoli avvisi o delle singole procedure attuative. Quali sono le conseguenze del mancato rispetto? Questo è ovviamente un elemento che viene valutato puntualmente da parte del Dipartimento per le politiche di coesione. Il Dipartimento deve seguire, insieme con i dati del Servizio Centrale, i dati che derivano appunto dal Sistema Nazionale Regis, l'andamento e il rispetto di questa clausola, e se del caso quello che è possibile attivare non è una sanzione o un taglio di risorse, ma ovviamente procedure che verranno valutate da parte della cabina di regia con attività di tipo correttivo o compensativo, e che comunque tengono conto delle finalità del piano. Il piano ha degli obiettivi nazionali che deve rispettare. Il nostro obiettivo è quello di concorrere attraverso questa serie di elementi a garantire che il rispetto sostanzialmente del principio dei divari territoriali continua e sia parte integrante del processo di sviluppo del nostro paese. Quindi di fatto c'è un'attenzione molto forte affinché il 40% sia concretamente rispettato e che venga realizzato nella sua essenza. Ma come ha detto il collega della commissione, Roberta Amore, è comunque anche in questo caso non un problema. Il piano è un piano nazionale e ha degli obiettivi che devono essere chiaramente rispettati a livello nazionale. Quella riguarda più che altro una composizione interna ed è un'allocazione di risorse che noi ci siamo dati in linea con quelli che sono ovviamente gli obiettivi che vengono anche concretizzati nell'ambito delle politiche di coesione, quindi con questo il principio generale e trasversale del superamento dei divari territoriali. Grazie dottore. Ci sono arrivate poi molte domande, però poi chiederò il contributo e l'aiuto dei diversi relatori per poter rispondere puntualmente alle persone che l'hanno posto, per cui le abbiamo registrate, poi chiederemo appunto un riscontro puntuale da parte di tutti i relatori. Non abbiamo parlato di turismo, di cultura, non abbiamo parlato, nonostante appunto siano arrivate le domande, abbiamo parlato di Gigafactory e quant'altro. Un'ultima domanda, più che una domanda è una preghiera che arriva da parte di alcuni partecipanti alla dottoressa Carlini, fa riferimento alla necessità di far presente ai diversi ministeri le tempistiche per poter poi partecipare ai diversi bandi, e quindi la durata di bandi, ma anche la tempistica con la quale si può rispondere ai diversi avvisi, in modo tale che anche le imprese più piccole, anche le imprese medie direi, che sono magari meno strutturate per poter gestire in maniera molto più puntuale quelli che sono dei bandi, degli avvisi, abbiano il tempo per potersi strutturare. Questo è ancora più vero nel momento in cui c'è la necessità di mettere assieme delle filiere, quindi un'aggregazione di imprese. Quindi è più, appunto, come dicevo, non tanto una domanda quanto una richiesta, però appunto piacerebbe avere anche una sua riflessione su questo. Allora, intanto poi qui ci sono i ministeri, quindi mi correggeranno. Che questo non sempre è possibile, proprio perché c'è una tabella di marcia da rispettare. Però detto questo, in realtà dove ci fossero tante richieste delle imprese, quindi non in automatico, no? Si può prevedere una estensione dei termini e della durata di apertura dei bandi, però magari su misure puntuali forse qualche intervento si può fare.
Non so se il dottor Spallone vuole integrare o smentire. No, no, sì, assolutamente, assolutamente. Su questo aggiungo, intanto la manifestazione si è placata, quindi potete sentirmi per la prima volta bene nell'ultimo probabilmente intervento. No, dicevo che accennavo durante la mia presentazione proprio al work program che al di là del sito di Italia Domani, noi vogliamo mettere sul sito, insomma vorremmo pubblicare sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico nel giro di qualche giorno, al massimo una settimana. Che cos'è il work program? Il work program è appunto nell'anno 2022 quali sono le azioni previste da questo Ministero per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. E lo scopo è proprio quello di comunicare alle imprese con grande anticipo quando è prevista l'apertura del bando. E questo sforzo di anticipazione serve proprio a preparare le imprese, e a, come dire, in qualche modo comunicare già quello che è prevedibile, è previsto e che quindi, come dire, risponde a questa esigenza che c'è stata da più parti manifestata e che appunto anche in questa occasione è venuta fuori. Quindi, ad esempio, l'apertura dello sportello, l'apertura di un bando, oggi, la prossima settimana, anche il bando che è previsto per il terzo trimestre del 2022, le imprese sapranno che più o meno per quella data o per quel mese è prevista l'apertura del bando o dello sportello. E questo credo che possa aiutare molto a programmare soprattutto le piccole e medie, che non hanno peraltro un'interlocuzione così costante con il nostro Ministero. Grazie dottore, grazie anche alla dottoressa Carlini. Ringrazio tutti, anche tutti gli altri relatori, ringrazio i partecipanti. A termine di questo webinar invieremo a tutti quanti le slide che sono state condivise da diversi relatori, così come faremo in modo tale di far arrivare una risposta puntuale a coloro che hanno posto una domanda ma che per motivi di tempo, ma anche motivi di focalizzazione, non hanno avuto la possibilità di avere una risposta. Io ringrazio ancora tutti quanti e vi auguro una buona giornata. Mi scuso ancora per l'avvio un po' complicato delle comunicazioni, ma evidentemente anche le connessioni risentono del lunedì mattina. Ringrazio ancora tutti quanti e buona giornata a tutti. Grazie, a presto. Grazie. Grazie. Grazie.